Allora, buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questa serata, il cui tema è Lombardia, mafie e legalità. La mafia è una cosa che forse 10 anni fa neanche prendevamo in considerazione sul nostro territorio, invece in maniera molto simpatica si è introdotta anche qui da noi, tant'è che forse non ve lo devo certo venire a dire, la giunta Formigoni si può dire che essere caduta per infiltrazioni mafiose. Insomma, con tutte le vicende che sappiamo, tutti gli indagati che conosciamo, che non sto ad elencarvi perché sennò stiamo qua una mezz'ora e perdiamo un sacco di tempo. Vi presento subito i nostri due relatori, da una parte Valentino Magliano e dall'altra Marco Fraceti. Lascerò a loro subitissimo la parola in modo tale che vi spiegheranno loro tutto quello che sono, che hanno fatto. Meglio di così. Parte Valentino e poi Marco. Buonasera a tutti, sono Valentino Magliaro, coordinatore provinciale di Amministrati Istituti Varese, per la provincia di Varese. E, innanzitutto grazie per l'invito, grazie a Matteo, soprattutto Matteo. Si parla di legalità, però vorrei fare subito una correzione. Perché non si parla nel nostro territorio di legalità solo da 10 anni a questa parte, ma già le prime infiltrazioni mafiose le abbiamo negli anni 50 qui al nord, qui nell'area di Milano, nel Basso Varesotto e tutto il nord Italia in generale. Io sono un ragazzo di 20 anni, sono coordinatore del movimento Ammazzateci Tutti. Ammazzateci Tutti nasce nel 2005, all'indomani dell'omicidio Fortunio. Fortunio era il vicepresidente del Consiglio regionale calabrese e viene ucciso dall''ndrangheta. Francesco Fortunio era il 24esimo morto ammazzato per mano della mafia in Calabria. E per quanto riguarda i primi 23, 24 morti ammazzati nella sola Lomellina. Per quanto riguarda i primi 23, nella Locride nessuno degli abitanti si mise a denunciare un morto ammazzato, a denunciare pubblicamente un morto ammazzato per mano dell''ndrangheta. Sì, l'hanno ucciso, chissà, chi non sa, non si sa chi è. Aldo Pecora, presidente del Movimento Nazionale Ammazzateci Tutti, a 19 anni scende in piazza con altri 6 ragazzi e pubblicamente espone uno striscione e adesso ammazzateci tutti. La prima rivolta di un gruppo di ragazzi, la prima rivolta contro l''ndrangheta in Calabria, la fanno 7 ragazzi tra i 16 e i 19 anni. La primissima nella Locride contro l''ndrangheta la fanno 7 ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che fino ad allora nessuno prese realmente in considerazione, o meglio, nessuno ha avuto la voglia di combattere un qualcosa che effettivamente ci sta opprimendo. Ammazzateci tutti cosa fa, soprattutto nel territorio, perché si parla di mafia nel territorio. Ammazzateci tutti qui nasce nel 2007. Quindi il coordinamento regionale lombardo nasce nel 2007 grazie a Massimo Brugnone. Massimo Brugnone è l'ex coordinatore regionale del movimento, rappresentante del liceo Tosi di Busto Arsizio, invita Aldo Pecora ad una conferenza nei licei, perché Ammazzateci Tutti lavora con le scuole. Ammazzateci Tutti propone assemblee e va a parlare con i ragazzi. Infatti il 90% dei membri di Ammazzateci Tutti è nelle scuole superiori e ha un'età media dai 15 ai 20 anni, il 90% dei ragazzi che ne fanno parte. Questa cosa vuol dire? Vuol dire che c'è la volontà e soprattutto c'è la voglia dei giovani di contrastare un qualcosa che si sente. E si sente sta danneggiando fortemente l'economia del territorio, ma anche la cultura. E non solo la cultura del territorio, sta
danneggiando e inquinando un intero ecosistema. E nel 2007 Aldo Pecora parla ai ragazzi del liceo scientifico di Busto Arsizio e parla molto, molto direttamente, dice: ragazzi, è inutile che guardate lontano, che guardate i film e pensate che la mafia stia solo a 800 km da voi, non è vero. Perché nel 2007 la prima si iscrive nella relazione della DIA di quel semestre, si dice che a Busto Arsizio si paga il pizzo. A Busto Arsizio ci sono i gelesi che hanno letteralmente inquinato tutte le aziende del territorio. Gran parte del territorio sono in mano ai gelesi. Busto Arsizio viene chiamata la gela del nord, perché la percentuale di gelesi in un territorio di 80.000 abitanti è altissima, perché su 80.000 abitanti ci sono 25.000 gelesi. Non tutti sono, non dico che tutti i gelesi sono mafiosi, per l'amor di Dio, perché mia madre è gelese, ed è vero, mia madre è gelese. No, assolutamente, ho indagato. E cosa vuol dire? Vuol dire che realmente c'è questo problema. Ma un altro problema grosso, paradossalmente, non è solo che questi 25.000 siano gelesi, allora la mafia è gelese, no, perché su 25.000 gelesi ci sono diverse aziende che sono risultate corrotte e colluse, ma i titolari di questa azienda hanno cognome totalmente Bustocchi, perché sono residenti a Busto Arsizio, hanno vissuto solo a Busto Arsizio, sono nati a Busto Arsizio, con genitori Bustocchi al 100%, ma mafiosi. Questo vuol dire che l'intero ecosistema è danneggiato. Vuol dire che tutto ciò che ruota intorno ad una città è fortemente concentrato ed è fortemente contaminato, e c'è bisogno che qualcuno prenda coscienza di questo fatto. Noi ci proviamo come ragazzi, perché siamo convinti che la parola di un ragazzo di 20 anni fa più effetto che la parola di un cinquantenne, di un quarantenne, di un trentenne, senza offesa per nessuno, ma è realmente così. Perché noi siamo riusciti a sfruttare quelle che sono le potenzialità che ci sono capitate, che ragazzi di 20 anni possono sfruttare e sanno usare molto più a livello pratico. Parlo per esempio del social network. Ammazzateci tutti nasce grazie al social network, perché in una settimana si sono riusciti a coinvolgere 220.000 persone in una settimana. È partito tutto da 7 ragazzi, in una settimana eravamo in 220.000 che parlavano di Ammazzateci tutti, che parlavano di un gruppo di 7 persone che stava facendo qualcosa contro la mafia a livello nazionale. E questo deve far riflettere. E soprattutto quello che più stiamo cercando di portare avanti è proprio i progetti con le scuole, i progetti educativi, i progetti per la legalità. Perché la mafia non si combatte solo con la parola, con le manifestazioni in piazza. Quello è tutto in più. È qualcosa che fa pubblicità, perché attira l'opinione pubblica, perché attira i mass media. Ma la vera forza dell'antimafia sta nel lavorare con le scuole. La vera forza dell'antimafia sta nel portare messaggi giusti, sta nel portare messaggi sinceri, perché ormai ci sono troppi esperti di antimafia. Stanno nascendo consulte, commissioni, organismi, giusto perché ora si parla di mafia molto più di prima, e quasi ormai è diventato
argomento attuale e sono contento che sia attuale parlare di mafia, ma lo doveva essere già 30 anni fa l'attualità di parlare di mafia nel territorio, perché era già attuale 30 anni fa, non da 2 anni a questa parte, ma 30 anni fa. E prendiamo per esempio Sedriano. E Sedriano, il sindaco si è dovuto dimettere. Leggevo oggi al bar mentre ero in pausa pranzo, non so se sia mafia o meno, ma qui a Saronno è successo qualcosa riguardo Tangenti, se non sbaglio, ho letto di sfuggita il titolo sulla Prealpina, e non si sa se è mafia, ma il comportamento è un atteggiamento tutto mafioso, perché è un atteggiamento mafioso per dire: parcheggio in divieto di sosta, vi faccio un esempio, vado a prendere il pane, non posso parcheggiare e ci sono 2 strade, una stradina che guarda, una traversa che guarda su una strada provinciale. Arrivano delle macchine, strada molto trafficata, e io che vado a prendere il pane, parcheggio, per far prima, metto le 4 frecce, parcheggio praticamente in mezzo alla strada, no? Quindi occupo la visuale di quello che deve uscire sulla stradina per immettersi sulla strada provinciale. Io che devo uscire sulla stradina ho una macchina grossa, esco, dalla provinciale passa un motociclista. Io devo uscire, e quello che ha parcheggiato proprio di fianco al panettiere per far prima, perché tanto deve prendere il pane e poi se ne va, va a ostruire la visuale di quello che deve uscire. Quindi questo che dallo stop deve uscire sulla provinciale per rimettersi nella provinciale, esce, arriva il motociclista, preso in pieno, chiede anche soccorsi, e magari dà anche soccorsi perché è un medico, quindi resta lì, chiede scusa, fa tutto quello che deve fare, torna a casa, accende il telegiornale locale e sente: morto motociclista per un incidente avvenuto sulla strada provinciale tal dei tali. E dentro di sé magari si dice: cavoli, ma io ci ho anche provato a dare una mano, ad aiutarlo, l'ho soccorso subito. Ma se ci dimentica che prima di questo episodio si è commesso un errore fondamentale, quello di non aver rispettato una legge, quello di non aver rispettato una segnaletica, quello di aver violato la libertà di un'altra persona. Perché inconsciamente io quella persona, quel motociclista, l'ho uccisa io. Perché ho parcheggiato in un posto dove non dovevo parcheggiare, perché creavo le possibili danni ad un'altra persona. Questo paradossalmente può essere un atteggiamento mafioso. Perché qualsiasi comportamento che va a danneggiare la libertà altrui o che va a violare la libertà altrui è da considerarsi comportamento mafioso. E è questo che bisogna insegnare ai ragazzi. È questo che genitori, professori, educatori e chi ne ha più ne metta deve fare. Devi portare questo messaggio già nelle scuole. Devi riuscire a creare un ambiente sano per il presente e per il futuro. Perché se ora si parla di malaffare, di tangenti, di corruzione, e si va a denigrare quello che è l'istituzione pubblica o chi deve tutelare il nostro territorio, e qui facciamo un grosso errore. Perché la politica esiste e l'istituzione ci deve difendere. L'istituzione è la tutela del cittadino. Quello che bisogna fare è ridare fiducia alla politica e fiducia all'istituzione. Senza queste 2 fondamentali pedine non si riesce ad andare avanti. Perché? Perché deve essere così.
perché bisogna insegnare ai ragazzi ad aver fiducia in chi governa, e per far sì di aver fiducia in chi governa bisogna mettere su persone pulite. Avere fiducia in chi governa vuol dire che bisogna creare una buona cultura alla base. E qui ritorno a quelli che fanno finta antimafia. E questo è un grosso problema. Bisogna portare dei messaggi giusti, bisogna insegnare ai ragazzi quelli che sono i valori. Bisogna insegnare ai ragazzi che se io faccio questo, per non far così, magari per far primo perché mi viene comodo a me, quello è un comportamento mafioso. Questo credo sia il messaggio più importante, ed è il messaggio che a me hanno insegnato. Io sono entrato a far parte di Ammazzateci Tutti perché 2 anni fa, quando avevo 18 anni ed ero rappresentante degli studenti, mi sono chiesto: io posso realmente fare qualcosa per i miei studenti? Essendo rappresentante di una scuola importante come l'ITC Tosi di Busto, e ci sono 2000 studenti che frequentano quella scuola, io posso portare 1000 messaggi, ma se insegno a loro quali sono i valori fondamentali per una buona cultura, per in qualche modo pulire il territorio, allora penso di aver fatto una gran cosa. E questo è quello che bisogna che ognuno di noi debba fare, ovvero quello che usciti da questa stanza si torni a parlare di mafia, nel senso di poter fare qualcosa per contrastare questo fenomeno. Andare al bar e il barista che non ti fa lo scontrino, subito a chiedergli di fare lo scontrino. È un piccolo gesto, ma messi insieme piccoli gesti in più tempo, magari per tutta una vita, allora forse qualcosa di veramente utile per la società possiamo fare. Grazie. Mi è piaciuto molto il tuo intervento, soprattutto questo riferimento ai giovani, che vorrei chiedervi di Borsellino, questa qua, che la riforma, che questa rivoluzione deve partire dalle generazioni giovani, da un nuovo modo di pensare. E penso personalmente, ma penso che la condividono anche molti qua dentro, che è una riforma culturale quella da cui deve partire il vero cambiamento di questo paese. Quindi